Non si passa distratti o insensibili accanto alla gente lungo le strade del mondo se il proprio cuore è tutto di Dio. Perché se sei un consacrato, se sei una consacrata, la tua sola missione è essere una donna, un uomo dell'incontro. Religioso tra i religiosi, Papa Francesco ha celebrato il giubileo dei consacrati e chiuso l'anno speciale loro dedicato con una full immersion di 48 ore attorniato da migliaia di sacerdoti, religiose, fratelli di moltissimi ordini e congregazioni. L'ultimo atto è stato nel pomeriggio del 2 febbraio, la messa solenne in San Pietro, il Vangelo che racconta la presentazione di Gesù al Tempio accolto dagli anziani Simeone e Anna, ovvero l'attesa e la profezia che contemplano nel piccolo Gesù la novità e il compimento. E accanto, quasi sullo sfondo, Maria e Giuseppe, che si stupiscono di ciò che si dice del figlio. E anche noi, come cristiani e come persone consacrate, siamo custodi dello stupore. Uno stupore che chiede di essere sempre rinnovato. Guai all'abitudine nella vita spirituale. Guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina astratta. I carismi dei fondatori, come ho detto altre volte, non sono da sigillare in bottiglia, non sono pezzi da museo. Parole piene di vigore pronunciate nel silenzio solenne della Basilica Vaticana, strettamente legate alle altre risuonate la mattina precedente, il 1 febbraio in aula Paolo VI, quando Francesco, circondato dal calore di 5.000 consacrati, aveva rilanciato, parlando a braccio, le ragioni della vocazione religiosa, saper annunciare alla gente che c'è una strada di grandezza che riempie di gioia e messo in guardia dalle sue derive, come il considerare la consacrazione uno status sociale, riporre fiducia nel denaro e soprattutto praticare il terrorismo delle chiacchiere. Perché chi chiacchiera è un terrorista. È un terrorista dentro la propria comunità, perché butta come una bomba la parola contro questo, contro quello, contro quello. E poi se ne va tranquillo. Distrugge. Chi fa questo distrugge come una bomba. E lui si allontana. Il consacrato, aveva ribadito il Papa, è sempre prossimo alla vita dei cristiani e dei non cristiani, ai loro problemi. Una scelta di vita che, come nel caso di Adele Gatti, ha portato una donna dell'Ordo Virginum a vivere una esperienza di prossimità molto singolare. L'Ordo Virginum permette appunto anche a noi consacrate di vivere pienamente un ruolo di politica e anche di impegno proprio civile, e nel mio caso così è stata un'occasione. Sono anche sindaco appunto di un paese, piccolo paese alla provincia di Lecco, e sicuramente questa è stata per me uno dei motivi per cui ho scelto la consacrazione nell'Ordo. Volevo essere comunque nel mondo, attiva nel mondo, e per vivere anche un aspetto sociale di impegno. Questa è una parola che può sintetizzare tutto quello che abbiamo vissuto in quest'anno della vita consacrata. Gratitudine per il dono dello Spirito Santo che sempre anima la Chiesa attraverso i diversi carismi. Su questi temi dal 28 gennaio si sono confrontate le migliaia di religiosi e religiose presenti al Congresso Mondiale in Vaticano al termine dell'anno della vita consacrata. Uno dei partecipanti, padre Mario Ortega, dei Servi Trinitatis, ne sintetizza così il bilancio. E guardare con ringraziamento al Signore, con gratitudine il passato, vivere con intensità rinnovata il presente, proiettarsi al futuro con un atteggiamento veramente di ottimismo, perché è questo che il Papa Francesco vuole per tutta la Chiesa e in un modo particolare per tutti i consacrati nelle diverse forme di vita. La memoria, non dimenticatevi della prima chiamata, il lavoro di tutti i giorni e poi la speranza di andare avanti e seminare bene.